la Chiesa. Essa non è soltanto il piccolo gruppo degli attivisti che si trovano insieme in un certo luogo per dar avvio ad una vita comunitaria. La Chiesa non è nemmeno semplicemente la grande schiera di coloro che alla domenica si radunano insieme per celebrare l'Eucaristia. E infine la Chiesa è anche di più che Papa, Vescovi e Preti, di coloro che sono investiti del ministero sacramentale. Tutti costoro che abbiamo nominato fanno parte della Chiesa, ma il raggio della compagnia in cui entriamo mediante la fede va più in là, va persino al di là della morte. Di essa fanno parte tutti i santi, a partire da Abele, da Abramo e da tutti i testimoni della speranza di cui racconta l'Antico Testamento, passando attraverso Maria, la madre del Signore, e i suoi apostoli, attraverso Thomas Becket e Tommaso Moro, per giungere fino a Massimiliano Kolbe, a Edith Stein, a Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Di essa fanno parte tutti gli sconosciuti e i non nominati, la cui fede nessuno conobbe tranne Dio. Di essa fanno parte gli uomini di tutti i luoghi, tutti i tempi, il cui cuore si protende sperando e amando verso Cristo, l'autore e perfezionatore della fede, come lo chiama la lettera agli Ebrei. Non sono le maggioranze occasionali che si formano qui o là nella Chiesa a decidere il suo e il nostro cammino. Essi, i santi, sono la vera determinante maggioranza secondo la quale noi ci orientiamo. Ad essa noi ci atteniamo. Essi traducono il divino nell'umano, l'eterno nel tempo. Essi sono i nostri maestri di umanità che non ci abbandonano nemmeno nel dolore e nella solitudine, anzi anche nell'ora della morte camminano al nostro fianco.